acquarelli. Beh, dai, si vede che sei un po' più attivo da quando ti ho cambiato le tire, vero? Sì, che secondo me non c'è tanto spazio. Dai, ti metto qua un attimo. Ah, ma questa è una cosa. Uelala, ciao Tigliera. Mi sembra a me o la chat sta impazzendo per opera. Sì, io solo che non sto riuscendo a seguire perché ho la testa, adesso sono impegnata letteralmente altrove e quindi non sto seguendo quello. Devo ancora la scuola, no, nemmeno io sono riuscita. Ma onestamente prima di settimana prossima ho dei seri dubbi. Thank you.
anch'io non ho guardato bene la scheda, ma faccio passare Cyberpunk perché sennò il mio cervello va in tilt. Troppe informazioni in poco tempo. Tanto non vedo l'ora che arrivi venerdì mattina per andare dalla parrucchiera e farmi fare la... l'acconciatura. Come stai a parte questo? Aspetta che ho posto la chat che non leggo tutto. Ecco, un po' alienata prima del lavoro. In che senso, se vuoi parlarne, ovviamente? Sai che su questo canale faccio anche supporto morale. Ma ecco perché c'era poca luce, in effetti manca la luce. Nel senso che mi sento estraniata da me stessa e mi sembra che tutto sia fuori dalla mia influenza, è come se fossi una persona quando lavoro e un'altra mentre faccio tutto il resto. E guarda, io ieri, se ti consola ovviamente, giusto per parlare di situazioni, se ti consola sapere, io ultimamente, ormai è un periodo abbastanza lungo in realtà, mi sento direi bene durante il giorno, normale, anche carica, eccetera, però poi arriva la sera quando vado a letto, proprio l'ultimo momento nel quale mi sembra di vivere situazioni di irrealtà, come se non fosse reale quello che mi è attorno, non lo so, probabilmente perché comunque gli ultimi anni sono sempre stati tutti molto impegnativi e quindi sto facendo fatica, secondo me, a processare le cose. Ecco sì, quello anch'io, sempre più demoralizzata dalla situazione politica e sociale. Anche io quello tantissimo.
Ciao Miranda, caspita, arriva la sera perché ti sai la stanchezza? Sì, probabilmente sì. Come il fatto che a volte non riesco a dormire perché comincio a pensare, magari ho avuto una buona giornata, ma quando arriva la sera ho sempre dei momenti di down, perché più forti di me. Cioè, più o meno, per carità, non sempre, non tutte le sere, ma c'è spesso questa cosa qui. Oh no! Oh no! Ma secondo me perché appunto sono da una parte fisiologico, nel senso che effettivamente così è la maternità, cioè avere figli, quello è un trauma, per il nostro cervello è un trauma. Poi c'è stato il Covid e tutto, e cambiamenti continui, anche gli ultimi mesi non sono stati esattamente rilassantissimi per motivi personali, lo sapete. Mi ero detta comincio le questioni lavorative con calma e vanno come vanno, e invece sono partite un po' subito delle cose che però probabilmente come sempre non andranno in porto, ma non importa. Quindi sai, si processa. No, non è la regina di cuori, è la regina degli spritz. Ho davvero bisogno del prossimo LARP, cioè di Cyberpunk, perché spero veramente di poter buttare fuori negatività. Perché tendo ad accumularla, a non avere sfogo. Sto valutando se riprendere a cantare perché mi aiuta tanto, però ovviamente ha un costo. E oggi, ragazzi, alla fine l'ho fatto. Io oggi ho fatto il salto, ho messo la spedizione per gli USA Suezi. Adesso speriamo che vada, vediamo un pochino. Mi viene in mente la principessa Negroni della Lucrezia Borgia di Donizetti. A te piace, per caso a te Lucrezia Borgia di Donizetti piace? Come sto? Stavamo parlando adesso con la teiera. Bene, non fa male. Anzi, adesso questi giorni sto facendo esercizi, sono contenta. Perché, per carità, ho avuto alti e bassi per vari motivi. Ma devo dire che riuscire a fare degli esercizi con un, poi ripeto, sono tranquilli, ma con un minimo di continuità vedo che il mio fisico reagisce molto bene, è molto più energico, anzi, cioè, ho bisogno di scaricarle queste energie, che è un'ottima cosa, mi muovo meglio, tutto meglio, comincio a rivedere anche la forma della pancia un po' più mia e sono contenta. E ripeto, sto facendo ancora cose da un quarto d'ora, quindi molto tranquille, però va bene così. Però appunto la sera c'ho sempre un momento nel quale mi sembra che la mia vita non sia mia, che io non sia lì, che è tutto un po' strano, ecco. Però vabbè, Lucrezia Borgia, gran bel personaggio, sì. Io sono emotivamente distrutta, credo che mi farò vedere da uno psicologo, ho organizzato weekend per distrarmi. Beh, allora, uno psicologo è sempre una buona scelta se uno ha bisogno di darsi un sostegno. Quindi io approvo sempre la scelta, se ovviamente una persona ne ha bisogno, si intende. Però sì, se pensi che ti possa far bene di averne bisogno, vai.
Io devo dire che da quando ho cominciato ad andarci anni fa, poi l'ho fatto in maniera alternata, in questo periodo non sto andando. A volte mi basta immaginare cosa direi per avere poi la formula che mi si forma in testa. Altre volte invece ho avuto bisogno, tipo nel periodo post-Covid mi ero resa conto di aver avuto delle reazioni normali, mettiamola così, non sane. Normali sì, in realtà, vista la situazione. Sane no, per cui ero tornata un attimino a fare qualche seduta così, perché a volte comunque anche solo il fatto di non sentirsi soli ad affrontare certe situazioni aiuta tantissimo, perché quello poi fa veramente tanto. Per me, secondo me, non sentirsi soli, famoso potere dell'abbraccio, no? Tante volte uno avrebbe soltanto bisogno di essere abbracciato. Se capita, ma ok, fatemi sapere se è un problema tuo di linea o se io ho qualche. Io non dovrei avere problemi oggi, non me ne ha dati. Ieri sì, oggi no, però fatemi sapere. Grazie! Sei un tesoro, ma sai che mi dico sempre che no, cioè mi dimentico sempre che dovrei farlo anch'io, di pubblicizzare di più le dirette Twitch, ma troppe cose. C'è troppi social, secondo me non ci sto dietro, sto pensando un po' di limitarli, cioè di concentrarmi tipo su uno, due, qualcosa, ma non è. Ah, aiuto. Eh sì, puoi programmare i post delle storie, secondo te? Sai che non ne so. Non ne ho idea. Ieri ho visto Oppenheimer. Ti è piaciuto? No, che succede? Poi. Ah, Peppo, aiuto. Scusate un attimo. Che controllo cosa è successo. Arrivo, aspetta che. Ah, ok, è ricomparso e allora posso bere. Volevo anche. No. Mi sa che allora ce l'ho io il problema di linea. Allora. Comunque dai, cioè un pochino si vede la differenza. Aspetta, facciamo così. Un pochino sì. Sto anche tirando indietro la pancia adesso che devo farmi figa, eh. Però un pochino si vede. Io sono con. Cioè, qui no, qui c'è sempre la ciccetta, ma questa ciccetta qua io ce l'avevo anche. Cioè, quando pesavo 53,5 kg. Cioè, io questa parte qua un po' di ciccetta te l'avrò sempre. Però devo dire che, cioè, qua sto tornando a essere un po' più io e sono contenta. Scusate, volevo condividere con voi questa gioia. E quindi l'ho fatto. Berrò. Molto bene, sono contenta. Secondo me Oppenheimer è quel tipo di film che chi lo critica è perché non ha proprio capito di cosa parla e com'è strutturato. Poi sì, è sempre il mio punto di vista. Ma voi cosa ne pensate? Vediamo se riesco a fare una cosa perché poi devo uscire e avevo il telefono carico. Ah! No, così non va. Ho messo in carico, ho fatto finta. Ho messo in carico. Vediamo.
Una trentenne palestrata, grazie. Che mica. Cioè, nel senso, ok, questo mi deprime un po' questa affermazione. Cioè, almeno diciottenne, sedicenne. Tipo quelle ragazzine che fanno atletica e hanno qua sto tronco di addominali che le tiene su praticamente anche il mento. Pure io che peso 50 kg bagnata, un po' di rigonfiamento. Ma allora, anatomicamente, no, la donna ha delle sacche di grasso, ok? Che sono quei famosi punti critici. Cioè, qua sotto, cioè io che non ho il mio braccio ha qualcosa di minuscolo, ok? Perché io ho un braccio, se riesco a liberarmi dal maglione, cioè io qui, io non si può dire che abbia ciccia sul braccio. Ma adesso, cioè, che sto facendo esercizio, qui si muoveva, vabbè, un pochino si muoveva, adesso faccio esercizio, no, perché comunque smolla un attimino. Ma noi abbiamo una sacca di grasso qui, una sulla pancia, cioè questa qui, che io ho la pancetta, è una. L'interno coscia e l'esterno coscia, cioè lì sono proprio delle sacche di grasso che proprio fisiologicamente la femmina dell'essere umano c'ha, ok? Chi più, chi meno. È chiaro che una persona che ha un'ottima alimentazione, un metabolismo veloce, che fa attività continuativa, le brucia di più, una persona che invece non riesce, di meno. Tutto quello che volete, come dici giustamente tu, che pesi 50 kg bagnata, a me personalmente non è che disturbi avere un po' di ciccia, mi disturba parecchio avere, non trovarmi più in. Cioè, io poi non sono esattamente filiforme, ecco, mai stata filiforme, ma neanche a 13 anni, cioè neanche a 15, quando non avevo determinati problemi che ho adesso, tipo cellulite, come tutte le ragazzine, il fondo schiena che stava su senza problemi. Quindi, diciamo che mi fa piacere sentirmi un po' meglio, sotto tutti i punti di vista, come le cuscette dei gatti. Miau! Vabbè, basta. Signori, qua stiamo già degenerando. Siamo arrivati a parlare di gatti molto prima di quello che immaginassi. Su questo canale oggi. Diciamo che anche solo quando mi sono sposata avevo un tot di girovita, ultimamente avevo un po' di centimetri in più. Ecco, tornare a qualche centimetro in meno. Ti si chiudono gli occhi, non torno ufficio, mi ha chiamato. Va bene, cara, buon riposo. Ciao, bella. A presto. Vi ricordo che io domani mattina non ho la diretta qui, ho la diretta altrove, sull'altro social, altro social. E per la cosa per quella roba che stiamo facendo della challenge.
Grazie Ludo, adesso bevo. Meno male che ci siete voi a tenermi idratata. Come va? Come stai, carissima? Sei un po' rotta, in che senso? Cioè ti sei un po' rotta o sei un po' rotta? Hai capito? Battutoni qua proprio. Ho mal di schiena, mi sa che ho fatto un movimento strano. Beh, sono un'esperta. Che tipo di dolore è? Dimmi che ti do, che ti dico che cosa ti è successo. Bella la vecchiaia. Voglia. No, non ci avevo mai pensato. Può essere un'idea molto carina. Anzi, me la devo segnare. Aspetta. Una. Aspetta, aiuto. Mi giro. Sei tu, cioè ho preso ispirazione da una delle foto che mi hai mandato. Solo che devo lasciare asciugare qua, quindi adesso avevo notata. Sì, è la donna verde. Detta così sembra un po'. Allora, proverò a rifare la donna tuppo perché no, siamo lei, devo fare la brioche. Tra l'altro ho mangiato verde, vedi, vedi? È tutto qui dentro, tutto, tutto collegato, tutto. Cannibalismo. No!
Ti piace? Adesso fammi capire, donna celeste, donna radicchio, dimmi, adesso vi chiamerò così. Non posso rinominarvi, vero, su Twitch, però lo posso fare sugli altri social. Ora vi rinomino, donna Verza, donna radicchio. Celeste radica. Radicchiazzi, perché stavo dicendo un'altra cosa. Oh, papà, da 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 da. Un gatto, due gatti. Che bella questa emoticon. Ciao Barbu, benvenuto. O benvenuta. Cosa ti porta su questo canale a parte la disperazione? Mi piace questa, chiama blu mi piace, adesso chiamatemi tutti chiama blu. È qui per il cibo. Ah, ok. È qui per il cibo come tutti, mi sembra giusto. Hai ragione. In effetti. Come no? E per le cose stupide che vengono dette su questo canale, facendole passare per cose serie, mi sembra. Ma mi fai ridere, Celeste? Come sempre, the best. Dove sarebbe il cibo? Sto disegnando sto preparando dei lavori per una mostra a cui devo partecipare tra meno di un mese, perché aspetta, oggi è sì, decisamente meno di un mese. Oggi è l'ultimo giorno di estate, tra l'altro. Com'è il tempo? Il tema è donne e cibo, per cui sto disegnando delle donne e del cibo. Abbiamo disegnato la donna Spritz, la donna Verza e ora la donna Brioche. A parte che qua di cibo si parla sempre, non so perché su questo canale si parla più di cibo che di arte, ma non importa, voglio bene lo stesso ai miei followers. È che è da un po' che non viene Amara Fra. Perché è anche Klaus, sono tutti uno di ricette. Barbu, se hai voglia di mettere un click sul follow, ti lovo e ti faccio ridere Peppo. Cioè, Peppo è lui, è il mio pipistrello. Ride un sacco. Quando ha voglia, quando non ha le pile scariche. Però va bene lo stesso. Vabbè, vabbè. Ho il volume basso? Davvero? Strano. No, di solito. Allora, vediamo un attimo. Non dovrei avere il volume basso, intendi infatti mi sa che ce l'hai tu perché. Aspetta, spostiamo un attimo. Io lo vedo alto in realtà, anzi è molto alto il mio volume di cattura audio. Posso, se vuoi, provare ad avvicinarmi un po' al microfono, se preferisci, vediamo se così si migliora, migliora, oppure no. Le brioche hanno ostruito le. È possibile. È un gomblodo delle brioche. E quindi, insomma, Teiera, sei in hype per il LARP di settimana prossima? Non dovrebbe cambiare 20 centimetri perché è un microfono che prende ad aria, però io provo a tenerlo più vicino, non mi costa niente. È qua. Caso anche tu fai parte di quella famiglia, meravigliosa famiglia che sono i nerd? Oppure no, tu sei normale. Sono talmente poco in app che ho fatto la playlist. No, anche la playlist.
Io sto facendo, cioè sto ascoltando roba per la mia, però per l'ARP di questo weekend, non per il prossimo. Sarà un po' strano uscire da Cyberpunk ed entrare nel tema di opera nell'arco di così poco tempo, ma ce la posso fare. Che playlist hai fatto? Per sentirti, diciamo, normale, ho il volume quasi al massimo. Io ho la cattura audio in entrata che, guarda, lo provo a tirare ancora un po' più su, ma è già praticamente al limite. Prova a vedere se così mi senti meglio, fammi sapere. Bizzarro cosa? Ho perso le reference, come sempre, se ne sono andate in giro. Reference, dove sei? Eccola qua. Quindi mi raccomando, domattina, domani niente qui, ma su IG per la diretta, quella della challenge. Sai, i misteri della rete. Io giuro, meno male che non faccio il programmatore in vita mia o comunque il tecnico perché penso che sarei idrofoba, cioè proprio. Non c'è feeling tra me e queste cose qua, chiaramente, per cui. Sono un appassionato di gaming principalmente, ma mi piace anche vedere lavori manuali. Ci sta. Io sono una disegnatrice professionista, ovviamente, e lavoro principalmente in traditional art, cioè disegno, dipingo, dipende un po', su commissioni private e cose del genere, e almeno in questa fase della mia vita. Come hobby, ho il fatto di chiamo giocare all'ARP, cioè faccio a fare gioco di ruolo dal vivo, mi piace molto. Ma non sono nerd, vero? Tutti a dirmi, ammettilo, ammetti, no, no, io non sono assolutamente. Sì, faccio ritratti anche di pelosi, sì. I miei principali argomenti, soggetti preferiti sono animali e ritratti. Mi raccomando, seguite i consigli di Stream Element, Stream Element saggio. E vi dai i consigli giusti. Sì, direi che al momento principalmente faccio disegni su commissione. Prima stavi per chiedere qualcosa alla donna Verza? Oddio, cosa vi stavo per chiedere? Chiedi cose difficili alla mia memoria. Difficilissime. Ah, non mi ricordo. Cosa vi stavo per chiedere?
Comunque sì, Madonna, sto perdendo un sacco di capelli ultimamente. Ma disegni sempre in modo così veloce, abbastanza. Abbastanza, sì. Sono una persona che disegna in maniera veloce, sì. Poi a volte mi tocca anche, ovviamente, rifarli perché, tipo, la donna al tubo, un altro che stavo facendo, l'ho fatto 2 volte. Ieri e l'altro ieri uno si è rovinato il foglio, succede con l'acquarello a volte, e l'altro non mi piace, per cui penso che continuerò a rifarlo. Credo fosse in merito al cibo, ti verrà in mente. Sì, credici che la mia memoria si ricordi qualcosa. Lo sai che mi chiamo Dori in realtà? È una cosa molto particolare, cosa essere veloci? Allora, questi in particolare che stai vedendo adesso sono disegni che devono essere veloci proprio per il tipo di feels, di sensazione che devono trasmettere. Quindi in questo caso è proprio una scelta stilistica per l'opera che sto costruendo per la mostra. Dai! Grazie, lo prendo come un complimento anche se a scuola mi odiavano i miei insegnanti per questo, ma ops, come sempre io sbaglio a cliccare sulle finestre, ma lo sono sempre stata, cioè a me piace proprio il tratto veloce, è una cosa che faccio anche quando dipingo, cioè quelli che fanno 80 ore su un'opera, no, è una donna dalle mille risorse, esatto, anche l'Enel mi odia un po'. Beh, ognuno deve avere la sua mano, vero? Hai ragione, purtroppo. Almeno nel mio percorso scolastico non è che i miei insegnanti fossero esattamente così illuminati. Spero ardentemente che le cose nel tempo siano un po' cambiate. Dipende dalle dimensioni del supporto, sostanzialmente. Dipende anche se vuoi una cosa appunto più smart, anche da quanto tempo ci impiego, sostanzialmente. Ti direi che un minimo siamo, direi dai 50 in su ma ancora web, hai become. Scusate, adesso cerco di farlo ripartire. Il mio pacco arriverà entro il 27. E la Madonna. Vabbè, speriamo bene. Scusate. Dicevo, diciamo che si può partire da una base di 50 per una 4, più o meno su una dimensione del genere. Lavorato più o meno, diciamo, con questo tipo di tecnica, anche di velocità, eccetera. Poi da lì si può salire, cioè dopo da lì vai su, dipende cosa vuoi, cosa cerchi, cosa ti serve. Diciamo che in realtà tra una 5 e una 4 non mi cambia tantissimo. Quindi diciamo teniamo questa come. No, figurati. Se ti interessa, ho anche un negozio Etsy dove si trovare lì, anzi ti posso girare il link. Lì però sono già comprese anche le spedizioni, anche per l'estero eventualmente. Vediamo se te lo trovo. Altrimenti comunque su Instagram mi trovi, se hai bisogno di chiedere qualsiasi cosa, chiedi senza problemi. Oh,
la seconda volta che mi sono distrutto. Grazie! E farò. Ce l'ha fatta anche oggi. Perché Pepo, lui, che è questo pipistrello halloweeniano, che l'ho preso ad Halloween dell'anno scorso. Intanto sto facendo asciugare il foglio. Dicevo, l'ho preso ad Halloween dell'anno scorso, così, perché io amo Halloween, proprio lo adoro. E poi l'ho tenuto così per farlo ridere quando c'è qualche sottoscrizione o qualche cheers, qualcosa. Solo che ovviamente dopo qualche mese il povero Pepo ha cominciato a risentire un attimino, per cui non è sempre detto che rida al primo colpo. Ah, grazie, doppia risata. Quindi a volte non parte, c'è questo momento di dubbio sul Pepo. Partirà o no? Ultimamente sarà che è tornato, cioè passa l'estate, arriva Halloween, lo vedo più attivo Pepo. Ma tipo, se dovessi fare un ritratto di animale bianco, come ti comporteresti? Grazie per l'abbonamento, grazie. E in che senso, come mi comporterei? Ho fatto animali bianchi in vita mia, qui non ne... Sì, aspetta, se vuoi te ne faccio vedere uno in diretta, cioè uno che ho qui vicino, altrimenti dovrei trovarlo, dove ce l'ho? No, posso fartene vedere un paio qua che ho vicino, se vuoi. Sì, primo... Yanez è bianco, esatto. Yanez è il mio cane, ed è bianco. Prima o poi Pepo ti denuncerà la protezione pipistrelli di Halloween. Se, in che senso... Cioè, spiegami, Barbu, cosa intendi come comportarmi. Dipende. Sì, posso farlo su carta bianca. L'ho fatto. Oppure su carte diverse. Lì un po' dipende se vuoi solo l'animale. Che tipo di bianco è anche l'animale, ok? Perché c'è questa idea che il bianco sia bianco. No! Il bianco in realtà può essere caldo, freddo, andare al grigio, andare al giallo, andare al marrone, andare al celeste, verde. Dipende, ok? I colori, qualsiasi colore in realtà, si va un po' a sostituire, ecco. Per cui, e qui soprattutto bianchi e neri hanno questa cosa, perché il bianco è totale, è la luce completa, quindi non è un colore come il nero. E, quindi bisogna un po' vedere il soggetto, ok? E da lì decidere un attimo, insomma. Era curiosità, sono ignorante, quindi chiedo perché non deve essere semplice come altri colori. È vero, non è per niente facile. Guarda, dammi un secondo, ti prendo una cosa che ho a 3 metri di distanza, ma mi devo alzare per prenderla. Tanto devo asciugarsi il foglio, per cui apro un attimo questo, che sono delle... Spostiamo qua. Cose, non so se riesci a vederle. Allora, vedi, questi sì, sono per esempio fatti su legno. Ok, sono delle sottobicchieri di legno, letteralmente, e uno è bianco e uno è nero. La lavorazione è fondamentalmente, in entrambi i casi, ho fatto una base di gesso, ma solo perché prendesse meglio il colore e perché ce l'avevo ed ero curiosa di vedere cosa succedeva. E uno è bianco e uno è nero. In questo caso ho lasciato in alcuni punti, qua ho coperto un po' di più, mentre qua in alcuni casi, come puoi vedere, c'è si vede del giallo, diciamo, dell'ocra, del gesso sotto, che mi aiuta a dare forma all'animale. Ecco, questi sono un po'... Grazie, mi fa piacere, ti piacciono. E questo è per farti... per risponderti alla cosa, ecco. Se hai altre domande, chiedi pure, a me fa piacere rispondere.
questo caso ti sei aiutata con altri colori per dare risalto al bianco, anche se hai fatto un bianco particolare. Allora, sì, se dovessi lavorare su questo, probabilmente comunque darei una base di altri colori. Dipende, ripeto, dipende sempre molto che reference hai, cioè che colori, se la vuoi simile a quella, e anche ovviamente che tecnica usi, perché l'olio, colori olio e l'acquarello sono per esempio l'esatto opposto come lavorazione, per cui dipende sempre un po' cosa ti serve, cosa vuoi fare, cosa. Diciamo che in generale i colori a me piace, come dire, allora ci sono artisti molto metodici che lavorano sulla tavolozza, proprio che si creano una sequenza di colori, ok, di uso. Nel mio caso è molto più appunto di getto istintivo. In entrambi i casi devi conoscere bene la teoria del colore, perché che tu ti faccia il colore sulla tavolozza, che tu la faccia direttamente sull'opera, se sull'opera è anche più rischioso ovviamente, devi sapere cosa succede, come reagisce, che effetto darà e costruirci sopra quello che ti serve. La stessa cosa sarebbe, sì, sostanzialmente, allora, se avessi un soggetto nero, difficilmente userei una base nera, se posso evitarlo, ok? Cioè, magari per comodità. Però anche in quel caso dipende che nero è, cioè se è un nero molto lucido, che base è, ok? Perché se tu mi dici base nera, però che tipo, un foglio nero non lo userei comunque per un animale, per fare un animale nero, perché mi spegne di base gli altri colori, quindi troverai un altro colore, un grigio, una vinaccia, un blu, dipenderebbe sempre dal soggetto, ok, da cosa voglio rendere, e lavorerei su questo, perché scurire è una cosa, schiarire è un'altra. Meglio scurire che schiarire. Tipo quel gattino siamo a bel casino, si vedrebbero sugli occhi, sì. Poi dipende, perché magari io te lo posso fare nero e tu vedi lo sfondo nero, però in realtà quando io l'ho lavorato lo sfondo non è nero. Ok. Quindi è sempre un po' dipende. Dirai, ma pensa se io oggi devo trovare questo che mi fa impazzire. No, ma guarda, in realtà io sono contenta, cioè questo canale esiste per questo. C'è in Italia e questo invece si stuferanno quelli che mi seguono normalmente di sentirmelo dire, c'è una grandissima ignoranza a livello di arti visive, cioè di che cosa significa disegnare di tutto quello, ok? Purtroppo abbiamo un buco enorme, per cui uno dei motivi per cui ho creato questo canale, e poi vabbè, ho anche YouTube, ma perché poi carico questi video là, così restano, è proprio per cercare un pochino di fare un minimo di divulgazione. Poi per carità sono argomenti non mainstream, me ne rendo conto, però quindi non ti preoccupare, anzi io sono assolutamente contenta di parlare di queste cose. No, poi credimi, impazzire è un'altra cosa.
Bello il collo, brioche. Devo scappare, grazie per tutto e buona live. Grazie a te e spero di rivederti. Ciao, buona giornata. Ciao, ciao. Cominciando a capire perché i primi due disegni di questo li avevo fatti anni fa, per cui ovviamente anche l'approccio in generale era un po' diverso. Adesso torno sulla verza e alterno così. Devo dire che la donna Spritz mi piace molto. Tra l'altro ho appena visto che una mail, io ho fatto un ordine su Zalando per il tasso del miele, tra una settimana, mamma mia! Fra 5 minuti andare in con, rimango sotto, ok. Ok, il mio ordine ha lasciato il magazzino, arriva il 27, entro il 27, io spero prima. Tra l'altro, cosa avevo preso io di numero? Dubbi ricordo. 28, c'ho i dubbi. Entro il 27. Vedi il tuo ordine. Speriamo bene, speriamo. Anche se anch'io oggi non ho tantissimo tempo. Dicevo, anch'io oggi non sarò qua tantissimo, nel senso che adesso faccio un'ultima cosa e poi vado perché alle 4 devo aver già recuperato il tasso e essere da un'altra parte. Per cui è un periodo in cui ho un po' di impegni. Non sono convinta che mi piaccia com'è la carta qua.
Arrivo, Janet, dimmi. Ok, siccome vi ho detto appunto devo andare perché oggi sono un po' di corsa, noi ci vediamo domani, ma non qui, su Instagram, domani mattina, per la diretta, quella legata alla challenge di Pennelli e Caffè. Quindi mi raccomando, non mancate, grazie di avermi seguito fin qui anche oggi e grazie di avermi seguito in generale. Fate i bravi e buon proseguimento. Ciao!